Cosa è successo? Comidottone, mani su di scopa. Pronti a indossare maschera e boccaglio. Non sapevo come spiegarla. Dovete essere pirati! 2 minuti al via! Il cadavere di Liliana Resinovic, trovato 2 anni fa nel parco di San Giovanni, sarà riesumato. La decisione è stata formalizzata oggi dalla Procura di Trieste, che ne ha dato notizia attraverso un comunicato stampa a firma del procuratore capo Antonio De Nicolo. Il pubblico ministero Maddalena Chergia, titolare del fascicolo di indagine aperto per omicidio, ha disposto, con l'accertamento non ripetibile, il conferimento dell'incarico a un collegio di consulenti esperti chiamati a svolgere tali delicate operazioni. La riesumazione era stata segnalata come opportuna dalla superconsulente della Procura, la dottoressa Cristina Cattaneo, e anticipata in una trasmissione TV dall'ex generale dei RIS Garofano, consulente del marito della donna, Sebastiano Visintin. Oggi dunque è arrivato l'atto ufficiale su una decisione che era nell'aria da tempo. Il conferimento dell'incarico di riesumazione per effettuare una nuova autopsia dovrebbe avvenire, secondo quanto scrive la Procura, alla fine di gennaio, dopo che saranno stati avvisati i parenti di Liliana e i loro avvocati. L'esame dovrebbe fornire nuovi possibili elementi di indagine, ma anche sgombrare il campo da dubbi relativi all'autopsia precedente. La speranza è che si faccia finalmente luce sul giallo della morte di Liliana Resinovic, che, lo ricordiamo, scomparve dalla sua abitazione di via Verrocchio il 14 dicembre del 2021 e fu ritrovata morta il 5 gennaio del 2022 nel parco dell'ex ospedale psichiatrico dentro a sacchi di plastica. Sembrava che le indagini potessero chiudersi confermando l'ipotesi del suicidio, ma hanno invece ripreso slancio quando il giudice Luigi Dainotti ha respinto la richiesta d'archiviazione. Da qui l'affidamento alla Cattaneo da parte della Procura della nuova perizia che ha portato alla riesumazione. Cosa è successo? Non lo sappiamo ancora. Io spero che la riesumazione del corpo di Liliana possa dare la dottoressa Cattaneo e delle risposte che noi aspettiamo con ansia, con dolore, con sofferenza. Il marito di Liliana Resinovic, Sebastiano Visintin, spera che la dolorosa decisione di riesumarne il cadavere possa risolvere il giallo che tiene con il fiato sospeso tante persone da ormai 2 anni. Proprio ieri la Procura ha comunicato ufficialmente la decisione del pubblico ministero, che convocherà il 26 gennaio prossimo il pool di esperti in vista di una nuova autopsia. L'elemento più importante potrebbe essere la definizione della data della morte della donna, che era scomparsa da casa una ventina di giorni prima del ritrovamento. Di seguito Sebastiano intende rispettare le volontà della moglie. Mi auguro che tutta questa storia finisca, che io possa coronare il desiderio di Liliana appena avrò la possibilità. Chiederò il nulla osta per la cremazione di Liliana. Poi le sue ceneri saranno sparse nel mare. Il corpo di Liliana fu ritrovato proprio il 5 gennaio di 2 anni fa nel boschetto dell'ex ospedale psichiatrico di San Giovanni, con la testa avvolta in 2 sacchetti di plastica e il corpo chiuso in 2 sacchi. È un giorno importante, particolare, perché quel giorno è stato trovato il corpo di Liliana chiuso in 2 sacchetti, quasi come una spazzatura buttata nel bosco. È un dolore estremo che da 2 anni mi tormenta. Perché è una questione, secondo me, economica, anche. E se no, sotto c'è qualcosa di brutto, come ho già ventilato, non è escluso che possa essere, e allora il discorso si fa estremamente più serio, più pericoloso, più... Io non ho paura di nessuno, possono ammazzarmi ieri, non mi interessa un cavolo di niente, però
Voglio la verità, non una verità. È un Claudio Sterpin arrabbiato, triste, ma anche deluso, e si sfoga con la troupe di Telequattro mentre è in visita al parco dell'ex ospedale psichiatrico di San Giovanni, assieme alla cugina di Liliana, Silvia Radin, e a un'amica della 63enne di Via Verrocchio. Con oggi sono passati 2 anni dal ritrovamento del cadavere di Liliana Resinovic. La notizia del via libera della procura alla riesumazione del corpo per nuovi esami era nell'aria, ma viene accolta comunque con un senso di speranza per chi era vicino a Liliana e cerca risposte. Le domande rimangono le stesse. Liliana è deceduta lo stesso giorno della scomparsa e in che modo? Il cadavere è stato congelato prima del ritrovamento e le ferite sul viso della donna da cosa sono provocate? Sono gli stessi quesiti che si pone anche l'amico di Liliana. Cioè, ma lei ha sbattuto contro tutti gli alberi per fare quei segni sul viso. Cioè, io voglio sperare che la nostra procura venga indagata. Io da cittadino voglio certezza, ma certezza pulita. Non si è suicidata. Se non eravate voi, tutti, questo caso era già finito 3 giorni dopo. Però prima, non voglio andare via, prima di sputargli in tel muso, l'ho detto più volte, a chi che si è coinvolto in questa storia, a chi che mi ha fatto passare male questi ultimi 3 anni invece che ben. E Claudio lo ribadisce ancora una volta, chi ha ucciso Liliana non ha agito da solo. L'amico della 63enne non fa nomi, ma ha dei sospetti ben chiari in mente. Ma non uno, almeno 3. Uno se poco, uno non fa tutto questo lavoro da solo. Un aiuto devi averlo avuto, da portarla qua da solo uno volessi vederlo, devi essere veramente un maciste. Ma io in mente più di qualcuno, ma non posso dirlo perché non è lecito né logico. Ma non sono io che dovevo dire che lui potrebbe essere stato. Io beata allora se mi indagavano, così avevo più libertà di parlare, già così parlo troppo. Ma se ero indagato, mamma mia. Quello che non riesco a capire è il fatto che tutti danno per vero quello che dice Sebastiano e noi siamo il gruppo dei bugiardi. Questo non lo sopporto, perché noi non abbiamo nessun interesse, né monetario né altro, per esserci esposti in questo modo. E ormai siamo in ballo e andremo avanti fino alla fine. Perché noi vogliamo la verità e la giustizia. Una spaccatura che sembra insanabile, quella tra il marito di Liliana Resinovic e Sebastiano Visentin e la famiglia di sua moglie. Di fatto, da quando il caso di cronaca è entrato nelle televisioni delle famiglie di tutta Italia, si sono quasi create 2 fazioni che chiedono la stessa cosa, la verità, ma viaggiando su 2 binari paralleli. Silvia Radin, cugina di Liliana, affida a Telequattro le sue parole nel giorno dell'anniversario del ritrovamento del cadavere della 63enne di Via Verrocchio. Noi vivevamo una vita, tutti noi, la nostra vita normale, tranquilla. Noi questa pubblicità non la volevamo. Noi siamo qui e siamo da 2 anni perché per noi Liliana è stata suicidata. Non si è suicidata, per come la conosciamo noi. Anche Silvia e l'amica sua e di Liliana puntano il dito su come siano state svolte le indagini finora. Tutti hanno perso tempo, per questo noi siamo qua. Non saremmo qui 2 anni dopo, è vergognoso, una persona è morta, non stiamo parlando di caramelle. Assolutamente. Ecco, questo non doveva succedere e noi non molleremo questo, perché la verità deve uscire, noi lottiamo per la verità, non per le polemiche le hanno fatte tutti gli altri, noi siamo qua per la verità e deve uscire la verità, con qualsiasi tipo di inchiesta, corretta, leale, ma deve uscire e giustamente, come dice Silvia, ognuno deve fare il suo lavoro, ma farlo bene, non farlo circa come è stato fatto fino adesso. Si va a turma! 1, si va! Con calma dietro la persona, mi raccomando! Sono gli stessi espositori che esaltano il successo del mercatino di Natale disposto nel centro di Trieste. Il gran flusso di gente fra residenti e turisti, molti di questi stranieri, hanno premiato l'offerta del capoluogo che si è contraddistinta dalla qualità dei prodotti messi in vendita. Quest'anno infatti, secondo me, secondo noi, anche grazie al tempo che è stato mite, non abbiamo avuto grandi freddi o piogge intense, c'è stata una grossa affluenza e soprattutto di turisti, di stranieri che sono venuti a visitare il mercatino. Anche tante volte complimentandosi con
con l'offerta che hanno trovato qua a Trieste rispetto agli altri anni, quindi c'è stato un netto miglioramento, direi, soprattutto della qualità del mercatino. E c'è una complicità in questa buona resa, ovvero il leggero calo che hanno riscontrato gli omonimi mercatini delle città estere vicine a Friuli Venezia Giulia. Ma da quello che abbiamo sentito proprio da clienti che abbiamo avuto sia della Slovenia che della Croazia, ci riferivano che quest'anno nelle capitali come Lubiana o Zagabria appunto c'è stato un lieve calo, secondo noi forse del numero di espositori, della qualità oppure degli addobbi natalizi. Questa è stata una lamentela molto, molto sentita in questi giorni. E per l'ultimo giorno dei mercatini ci saranno alcune particolari iniziative. In piazza Sant'Antonio, all'indomani della discesa della Befana nella Grotta Gigante, verrà offerto il Gran Pampel. Avremo la fortuna di avere qui con noi il gruppo di speleologi della Grotta Gigante che faranno il Gran Pampel. E questa bibita che si usa fare durante l'Epifania la faremo qui davanti in piazza, che sarà un simpatico insomma, spettacolo per gli avventori. Quindi quel giorno offriremo a tutti quanti come chiusura del mercatino di Natale questa bibita magica. Qual è il termine successivo? Qual è il termine successivo? 4, 13, 21, 80, 90. Questi 5 numeri sono in questo ordine qui, cioè quello il primo, il secondo, il terzo, il quarto e il quinto, che hanno una certa caratteristica. Allora, qual è il successivo? Come da tradizione, la Befana torna a calarsi all'interno della Grotta Gigante. Anche quest'anno l'attesa manifestazione registra il tutto esaurito. 900 i visitatori, anche da fuori regione, che hanno assistito all'evento per il divertimento di grandi e piccini. Vengo dalla provincia di Treviso. Ho saputo di questo evento questa mattina, casualmente, guardando praticamente su internet, eccetera, eccetera. Mi ha incuriosito enormemente. Ho visto che c'era la possibilità che l'evento era oggi pomeriggio, ho preso il biglietto fortunatamente considerando che era a numero chiuso e sono venuto su. Bellissimo, era da molto che non venivo a Trieste e in particolar modo era da parecchio tempo che non vedevo la Grotta Gigante. Tradizionale incontro con la Befana ogni anno qui in Grotta, siamo sempre con la famiglia riuniti e... Quindi un fedelissimo, diciamo. E veniamo a vedere quello che si riesce a vedere, insomma. E poi siamo venuti qua con quasi tutta la famiglia, mancano un paio di sorelle. Chi siete? Siamo mamma Shamsa con le sue 3 bambine, Iris, Mira e Dora. Allora tutta la famiglia assieme per un bello spettacolo. Assolutamente sì, magico, veramente bellissimo, specialmente le luci. Puoi vedere la calata, è stupenda. Eccoci qua, sei pronto per accogliere la Befana? La Befana viene in notte, tappe tutte le notte, viva, viva Befana! Prima si sono calati gli speleologi, poi è stata la volta della Befana, assieme ai Re Magi, Babbo Natale, la Stella Cometa e i Mucco Cervi, il tutto accompagnato dalla musica dell'orchestra. Infine non può mancare il tradizionale Gran Pampel per scaldare lo stomaco di triestini e turisti. Siamo prontissimi ad accogliere tutti con il Gran Pampel appena fatto. Allora come sta bollendo? Siamo a buon punto. Adesso dobbiamo caramellare lo zucchero e poi sarà un prodotto eccezionale. 41 anni, 84 il primo anno che l'abbiamo fatta. Soddisfazione anche per la gioia di vedere adulti e bambini sempre contenti. Sempre contenti. Ormai aspettiamo il 6 gennaio per fare tutta questa baraccata. Sono nato orfano, i miei genitori sono morti quando ero piccolo piccolo. Ho fatto tutta la vita nei collegi, 18 anni, e fuori dal collegio
Io non avevo la casa, già a 18 anni ero in strada, dormivo in strada, già a 18 anni. Adesso ne ho 63 e sono ancora in strada. Enrico è un triestino di 63 anni, senza fissa dimora, vive da circa un anno sotto il porticato della ex sede dell'INPS in via Sant'Anastasio. Freddo, caldo, umido o vento, il suo riparo sono le coperte e i vestiti che gli sono donati dalle persone del rione. Tutta questa roba da vestire e da mangiare me la porta la gente che passa del rione, mi lascia una borsa di vestiti, un po' di mangiare. Quelli del rione. La sua è una storia difficile, è rimasto orfano sin da piccolo e cresciuto prima nei collegi, poi in mezzo alla strada. Ha avuto una moglie che però è morta diversi anni fa. Enrico per sopravvivere può contare sulla pensione di reversibilità della donna che ha amato. Ho fortuna, ho la pensione di mia moglie. Ho la pensione di mia moglie di reversibilità, almeno ho un po' di soldi per affrontare ogni mese. La priorità ovviamente è quella di un tetto e un luogo caldo in cui vivere, ma la domanda inoltrata all'ATER ormai tanti anni fa non ha dato buon esito per il basso punteggio. Ho fatto la domanda all'ATER tanti anni fa e mi hanno dato solo 5 punti, ma con 5 punti non ho diritto a niente. Come passi la giornata? Ah, dentro i bar, al caldo, dove che c'è posto chiuso. Da quanto tempo vivi qui sotto questo porticato? Qua quasi un anno. E prima? Prima ero alla vecchia via Flavia, alla vecchia Snia Viscosa, una vecchia fabbrica tessile abbandonata da anni e anni. Però adesso stanno buttando giù tutto, ho dovuto andare via. L'uomo ci ha riferito di aver preso contatto con gli assistenti sociali del comune. A pesare con l'età sono anche i malanni fisici, di certo non aiutati dal fatto di vivere in strada. Una brutta ernia inguinale da operare, tutte le costole rotte. Poi operazioni anche in testa, pieno di operazioni di ferri in testa. Ormai a 63 anni il tempo comincia a correre troppo. Quella di Enrico è una delle storie della città, non l'unica, di chi vive all'addiaccio. C'è poi chi di questa condizione ne fa uno stile di vita non volendo neanche più di tanto aiuto. C'è poi chi si dà più da fare per risollevarsi, chi si rassegna, chi pretende aiuto, chi per dignità nemmeno lo cerca. Non dubitando del racconto di Enrico, Tele4 sta facendo alcune verifiche con gli enti preposti per ricostruire questa situazione, ritenendo corretto sentire tutte le versioni. Resta di fondo la tristezza nel vedere un concittadino in difficoltà. La notte di Capodanno è stata danneggiata la fontana qui in Largo Canal, sopra via San Michele, un luogo particolare che è utilizzato come punto di ritrovo per molte persone per scambiarsi libri o anche riviste, e infatti come vedete del materiale è ancora a terra. Un episodio di vandalismo la notte di Capodanno. Il bacino della fontana storica completamente distrutto, probabilmente con l'utilizzo dei petardi vietati che sono stati fatti esplodere sulla struttura, è uno dei danni che si porta dietro la notte di Capodanno a Trieste, in Astri a delimitare l'area danneggiata con riviste e libri a terra tra le macerie e un cartello che informa come le forze dell'ordine siano state avvisate di quanto accaduto. Stando alle prime informazioni raccolte, pare che il fatto di quella notte sia avvenuto intorno alle 2. Tra gli episodi che hanno caratterizzato la nottata di fine anno, un incidente avvenuto in Viale Miramare. Una persona con tanto di passeggero a bordo ha perso il controllo della moto facendo strike sulle macchine in sosta a lato strada. Il conducente aveva un tasso alcolemico ben oltre il limite consentito e ha rimediato delle ferite alla testa, ma senza gravi conseguenze. Incidente anche in via Brigata Casale. Un automobilista ha perso il controllo del mezzo ed è finito fuori strada, 2 i feriti. I vigili del fuoco invece sono dovuti intervenire per spegnere dei cassonetti dell'immondizia andati a fuoco a causa dei petardi gettati all'interno. Infine si è registrato anche qualche ingresso al pronto soccorso per eccessivo consumo di alcol, tra cui 3 minorenni al Burlo Garofolo, episodi in nessun caso con gravi conseguenze. 4-13, 20... Ti dico una cosa, non bisogna fare neanche un calcolo, è fatto in modo da portarti sulla strada sbagliata. Sono numeri, però devi leggerli come parole. 4-13-21-80-90. Purtroppo ho visto, c'erano tanti ragazzi con sti petardi che poi è vietato
non vietato da un'ordinanza del sindaco, per regolamento comunale sono vietati, eppure qualche cretino l'abbiamo sempre. Dopo i danni registrati tra il 31 dicembre e il 1 gennaio, il sindaco di Trieste condanna lo scoppio dei petardi vietati che ha caratterizzato anche questo capodanno e si sofferma a commentare l'ultimo dato emerso dalla classifica del Sole 24 Ore, dove Trieste, tra le città italiane, si piazza 91esima per giustizia e sicurezza. Non siamo 91esimi in confronto, siamo una città seria dove la gente denuncia, questa è la cosa, perché crede nello Stato e crede nella giustizia. Poi l'analisi della serata in Piazza Unità con la festa di fine anno. Abbiamo avuto fortuna, è stato un trionfo, abbiamo ricevuto migliaia di messaggi, moltissimi turisti impazziti per la nostra città e dopo ai giovani e alle giovani dico una cosa, dovete sempre osare. Io ho sempre osato nella vita e anche questa volta abbiamo vinto, abbiamo deciso con Rossi, andiamo avanti, che tutti hanno rinunciato, siamo andati avanti ed è stata una serata fantastica, datemi atto. Allora ripeto ai giovani, osate sempre, che poi si vince. Infine le prospettive per questo 2024. Sarà un anno straordinario, vi dico solo del Porto Vecchio o Porto Vivo, chiamalo come vuoi, a giorni apriremo la via da Largo Santo e poi è l'anno del Porto Vecchio, questo per cui sono particolarmente entusiasta per la mia città. Abbiamo urbanizzato l'area, abbiamo messo decine di migliaia di tubi sottoterra, fognature, acqua, gas, tutto quello che serve e poi vedranno i cittadini quando apriremo la strada, è uno spettacolo. Abbiamo paltato anche il secondo viale, per cui 20 milioni di euro, per cui il Porto Vivo o Porto Vecchio, chiamatelo come volete, sarà la grande opportunità per la nostra città. 80-90 e 20. No, qua, intanto allora, dico di sospendere tutta la programmazione perché fino a che non risolviamo qua non ci si no, alza. No, eh? No, non. Allora, 4, magari, guarda qui, so, 80-90 mi verrebbe a dire 100 ma non è sicuro. No, No, non mi viene, non mi viene in mente. T R E D I C I. Guarda, no. Guarda. V E N T U N O. No, cosa sto contando con le dita? O T T A N T A. Parole. No, le parole, le lettere. Le lettere. Mm. Sì. N O V A N T A, quante ne ha? 7. V E N T U N O. Anche 7. E gli altri? Anche 7. E allora qual è il successivo numero? Di là ho visto una bottiglia di champagne, se lo risolvi. 101? No, 101 no, ha 8 lettere, grazie mio. 91, 92. Comincia con la D. D U E. No, non 2000. Ma dov'è però la regola? Sono numeri che hanno scrivendoli sette lettere. E il numero successivo con sette lettere dopo 90 è appena 2000. Esatto! Dillo, senti le campane, guarda, le sento da qui. Vabbè, insomma. Come si chiama questa? Alberta Sestito. Alberta Sestito. La trovi tra i miei amici di Facebook, se vuoi. Sì, non so dove la trovo. Coprirla di insulti. Ma oddio. No. Però scusa, per una serata tra amici. Ah, questa so. Giovinotto, questa. Sto parlando con te. Per una serata tra amici così, tante volte si propongono dei giochi di questo tipo. Questa so. Questa sa, aspetta, sono tutti quanti parole, nomi aspetta, hanno una caratteristica in comune tranne una. So. Colmo, Scarafaggio, Diabete, Bambù, Papero. Bambù. Perché? Perché tutti gli altri contengono il nome di un albero, di una pianta. Vai! E questa. Olmo, faggio. Abete. Abete. Pero. E bambù è l'unica. E bambù che... no. Signori, abbiamo. Questa è un po'. Un campioncino! Il presidente provinciale di Confcommercio Antonio Paoletti sui saldi, partenza dopodomani 5 gennaio, ha le idee chiare e da tempo. Bisogna cambiare le date, ma la decisione, sottolinea, deve essere presa a livello nazionale. Qui c'è bisogno di una legge nazionale che faccia due cose, che sposti i saldi in avanti, quelli di gennaio a fine febbraio, a metà febbraio, quelli di luglio
a dopo agosto, dopo il 16 agosto, dopo Ferragosto e così via, ma nel contempo che blocchi le vendite promozionali a ridosso dei saldi. Ospite ieri di Trieste in diretta per ricordare il concerto Buon Anno Trieste in programma Rossetti sabato 6 gennaio, inizio ore 20, Paoletti fra le altre cose si è soffermato sulla geografia del commercio triestino, partendo dalle zone che in un'ipotetica monopoli del settore rappresenterebbero Parco della Vittoria e Viale dei Giardini. Oggi abbiamo Corso Italia, San Nicolò, Mazzini, qualche via di Mitro, è troppo poco per una città come Trieste. Troppo poco, bisogna che, e le attività stanno andando già belle attività in fondo di Corso Italia, anche in fondo via Mazzini, via Piazza Goldoni dovrebbe essere un po' rivisitata, riadattata, quella piazza fatta piace, non piace, ma non accoglie. Detto ciò, vi sono zone che, come dire, sembrano mancare all'appello o per certi aspetti non aver mantenuto le promesse e dalle quali la categoria presta un'attenzione particolare. Ci manca di inglobare, se vogliamo, di inglobare nella città ancora quella parte che è la via Carducci, che è Largo Barriera, Largo Barriera e Corso Saba, oltre che via Imbriani, la parte alta di via Mazzini e poi ci stiamo spostando verso la parte... di via 30 ottobre in fondo, di via Trento, per arrivare a via Torre Bianca che si sta animando di bei negozi, di belle attività sia in Piantare, cioè sia su strada sia nei piani servizi. In un simile contesto si inserisce il discorso sui rioni immediatamente a ridosso del centro. Per essi Paoletti ripropone il concetto di centro in via, svelando una serie di progetti piuttosto prossimi. Abbiamo uno che lo faremo in centro, uno sarà San Giacomo e uno sarà a Roiano. Dovrebbe esserci una telefonata in linea. Buongiorno. Pronto? Pronto? Sento una colonna sonora bucolica in sottofondo, ma non risponde nessuno. Allora andiamo. Ma mi direte tutti pronto? Calma, buongiorno. Mamma mia, sono mezza ora qua, è pronto di qua, è pronto di là. Come mai non si senti? Ma noi sentiamo, prego. È l'unica colpa mia, eccolo. Ecco. Oh, che roba, non è che si finì in America. Dai. Pronto. Prego. Ecco, Madonna mia santa. Piano. Maria santa, siamo qua due passi, non ci sentiamo. Ecco. Mi arrivo più a collegare in America, se con qualcuno. Dai, arriviamo alla domanda. No. Ve voglio bene, ma buon Gesù, per attaccarmi. Poi arriviamo alla domanda. Buongiorno. Adesso ho sentito il discorso della signora, mi ho bloccato. 1, 2. Come on.
successo. Come dottone, mani si dispone. Pronti a indossare maschera e boccaglio. Non sapevo come spiegarla. Cos'è successo? Come dottone, mani si dispone. Pronti a indossare maschera e boccaglio. Non sapevo come spiegarla. Dovete essere pirati! Due minuti al via! Il cadavere di Liliana Resinovic, trovato 2 anni fa nel parco di San Giovanni, sarà riesumato. La decisione è stata formalizzata oggi dalla Procura di Trieste, che ne ha dato notizia attraverso un comunicato stampa a firma del procuratore capo Antonio De Nicolo. Il pubblico ministero Maddalena Kergia, titolare del fascicolo di indagine aperto per omicidio, ha disposto, con l'accertamento non ripetibile, il conferimento dell'incarico a un collegio di consulenti esperti chiamati a svolgere tali delicate operazioni. La riesumazione era stata segnalata come opportuna dalla superconsulente della Procura, la dottoressa Cristina Cattaneo, e anticipata in una trasmissione TV dall'ex generale dei RIS Garofano, consulente del marito della donna, Sebastiano Visintin. Oggi dunque è arrivato l'atto ufficiale su una decisione che era nell'aria da tempo. Il conferimento dell'incarico di riesumazione per effettuare una nuova autopsia dovrebbe avvenire, secondo quanto scrive la Procura, alla fine di gennaio, dopo che saranno stati avvisati i parenti di Liliana e i loro avvocati. L'esame dovrebbe fornire nuovi possibili elementi di indagine, ma anche sgombrare il campo da dubbi relativi all'autopsia precedente. La speranza è che si faccia finalmente luce sul giallo della morte di Liliana Resinovic, che, lo ricordiamo, scomparve dalla sua abitazione di via Verrocchio il 14 dicembre del 2021 e fu ritrovata morta il 5 gennaio del 2022 nel parco dell'ex ospedale psichiatrico dentro a sacchi di plastica. Sembrava che le indagini potessero chiudersi confermando l'ipotesi del suicidio, ma hanno invece ripreso slancio quando il giudice Luigi Dainotti ha respinto la richiesta d'archiviazione. Da qui l'affidamento alla Cattaneo da parte della Procura della nuova perizia che ha portato alla riesumazione. Cos'è successo? Non lo sappiamo ancora. Io spero che la riesumazione del corpo di Liliana possa dare la dottoressa Cattaneo e delle risposte che noi aspettiamo con ansia, con dolore, con sofferenza. Il marito di Liliana Resinovic, Sebastiano Visintin, spera che la dolorosa decisione di riesumarne il cadavere possa risolvere il giallo che tiene con il fiato sospeso tante persone da ormai 2 anni. Proprio ieri la Procura ha comunicato ufficialmente la decisione del pubblico ministero, che convocherà il 26 gennaio prossimo il pool di esperti in vista di una nuova autopsia. L'elemento più importante potrebbe essere la definizione della data della morte della donna, che era scomparsa da casa una ventina di giorni prima del ritrovamento. Di seguito Sebastiano intende rispettare le volontà della moglie. Mi auguro che tutta questa storia finisca, che io possa coronare il desiderio di Liliana appena avrò la possibilità. Chiederò nulla osta per la cremazione di Liliana. Poi le sue ceneri saranno sparse nel mare. Il corpo di Liliana fu ritrovato proprio il 5 gennaio di 2 anni fa nel boschetto dell'ex ospedale psichiatrico di San Giovanni, con la testa avvolta in 2 sacchetti di plastica e il corpo chiuso in 2 sacchi. È un giorno importante, particolare, perché quel giorno è stato trovato il corpo di Liliana chiuso in 2 sacchetti, quasi come una spazzatura buttata nel bosco. È un dolore estremo che da 2 anni mi tormenta. Perché è una questione, secondo me, economica, anche.
Se no, sotto c'è qualcosa di brutto, come ho già ventilato, non è escluso che possa essere, e allora il discorso si fa estremamente più serio, più pericoloso, più io non ho paura di nessuno, possono ammazzarmi ieri, non mi interessa un cavolo di niente, però voglio la verità, non una verità. È un Claudio Sterpin arrabbiato, triste, ma anche deluso, e si sfoga con la troupe di Tele4 mentre è in visita al parco dell'ex ospedale psichiatrico di San Giovanni, assieme alla cugina di Liliana, Silvia Radin, e a un'amica della 63enne di Via Verrocchio. Con oggi sono passati 2 anni dal ritrovamento del cadavere di Liliana Resinovic. La notizia del via libera della procura alla riesumazione del corpo per nuovi esami era nell'aria, ma viene accolta comunque con un senso di speranza per chi era vicino a Liliana e cerca risposte. Le domande rimangono le stesse. Liliana è deceduta lo stesso giorno della scomparsa e in che modo? Il cadavere è stato congelato prima del ritrovamento e le ferite sul viso della donna da cosa sono provocate? Sono gli stessi quesiti che si pone anche l'amico di Liliana. Insomma, lei ha sbattuto contro tutti gli alberi per fare quei segni sul viso. Cioè, io voglio sperare che la nostra procura venga indagata. Io, da cittadino, voglio certezza, ma certezza pulita. Non si è suicidata. Se non eravate voi, tutti, questo caso era già finito 3 giorni dopo. Però prima, non voglio andare via, prima di sputargli in tel muso, l'ho detto più volte, a chi che si è coinvolto in questa storia, a chi che mi ha fatto passare male questi ultimi 3 anni invece che ben. E Claudio lo ribadisce ancora una volta, chi ha ucciso Liliana non ha agito da solo, l'amico della 63enne non fa nomi, ma ha dei sospetti ben chiari in mente. Ma non uno, almeno 3. Uno se poco, uno non fa tutto questo lavoro da solo. Un aiuto devi averlo avuto, da portarla qua da solo uno volessi vederlo. Devi essere veramente un maciste. Ma io in mente più di qualcuno, ma non posso dirlo, perché non è lecito né logico. Ma non sono io che dovevo dire che lui potrebbe essere stato. Io beata allora se mi indagavano, così avevo più libertà di parlare. Già così parlo troppo, ma se ero indagato, mamma mia. Quello che non riesco a capire è il fatto che tutti danno per vero quello che dice Sebastiano e noi siamo il gruppo dei bugiardi. Questo non lo sopporto, perché noi non abbiamo nessun interesse, né monetario né altro, per esserci esposti in questo modo. E ormai siamo in ballo e andremo avanti fino alla fine. Perché noi vogliamo la verità e la giustizia. Una spaccatura che sembra insanabile, quella tra il marito di Liliana Resinovic e Sebastiano Visentini e la famiglia di sua moglie. Di fatto, da quando il caso di cronaca è entrato nelle televisioni delle famiglie di tutta Italia, si sono quasi create 2 fazioni che chiedono la stessa cosa, la verità, ma viaggiando su 2 binari paralleli. Silvia Radin, cugina di Liliana, affida a Tele4 le sue parole nel giorno dell'anniversario del ritrovamento del cadavere della 63enne di Via Verrocchio. Noi vivevamo una vita, tutti noi, la nostra vita normale, tranquilla, noi questa pubblicità non la volevamo, noi siamo qui e siamo da 2 anni, perché per noi Liliana è stata suicidata. Non si è suicidata, per come la conosciamo noi. Anche Silvia e l'amica sua e di Liliana puntano il dito su come siano state svolte le indagini finora. Tutti hanno perso tempo, per questo noi siamo qua, non saremmo qui. 2 anni dopo, è vergognoso, una persona è morta, non stiamo parlando di caramelle. Assolutamente. Ecco, questo non doveva succedere e noi non molleremo questo, perché la verità deve uscire, noi lottiamo per la verità, non per le polemiche le hanno fatte tutti gli altri, noi siamo qua per la verità e deve uscire la verità, con qualsiasi tipo di inchiesta, corretta, leale, ma deve uscire e giustamente, come dice Silvia, ognuno deve fare il suo lavoro, ma farlo bene, non farlo circa come è stato fatto fino adesso. Si va surma! 1, si va! Con calma dietro la persona, mi raccomando! Sono gli stessi espositori che esaltano il successo del mercatino di Natale disposto nel centro di Trieste. Il gran flusso di gente fra residenti e turisti, molti di questi stranieri, hanno premiato l'offerta del capoluogo che si è contraddistinta dalla qualità dei prodotti messi in vendita. Quest'anno infatti, secondo noi, anche grazie al tempo che è stato mite, non abbiamo avuto grandi freddi o piogge intense, c'è stata una grossa affluenza e soprattutto di turisti, di stranieri che sono venuti a visitare il mercatino. Anche tante volte complimentandosi con
con l'offerta che hanno trovato qua a Trieste rispetto agli altri anni. Quindi c'è stato un netto miglioramento, direi, soprattutto della qualità del mercatino. E c'è una complicità in questa buona resa, ovvero il leggero calo che hanno riscontrato gli omonimi mercatini delle città estere vicine a Friuli Venezia Giulia. Ma da quello che abbiamo sentito proprio da clienti che abbiamo avuto sia della Slovenia che della Croazia, ci riferivano che quest'anno nelle capitali come Lubiana o Zagabria appunto c'è stato un lieve calo, secondo noi forse del numero di espositori, della qualità oppure degli addobbi natalizi. Questa è stata una lamentela molto sentita in questi giorni. Ecco. E per l'ultimo giorno dei mercatini ci saranno alcune particolari iniziative. In piazza Sant'Antonio, all'indomani della discesa della Befana nella Grotta Gigante, verrà offerto il Gran Pampel. Avremo la fortuna di avere qui con noi il gruppo di speleologi della Grotta Gigante che faranno il Gran Pampel. E questa bibita che si usa a fare durante l'Epifania la faremo qui davanti in piazza, che sarà un simpatico insomma, spettacolo per gli avventori. Quindi quel giorno offriremo a tutti quanti come chiusura del mercatino di Natale questa bibita magica. Qual è il termine successivo? Qual è il termine successivo? 4, 13, 21, 80, 90. Questi 5 numeri sono in questo ordine qui, cioè quello il primo, il secondo, il terzo, il quarto e il quinto, che hanno una certa caratteristica. Allora, qual è il successivo? Come da tradizione, la Befana torna a calarsi all'interno della Grotta Gigante. Anche quest'anno l'attesa manifestazione registra il tutto esaurito. 900 i visitatori, anche da fuori regione, che hanno assistito all'evento per il divertimento di grandi e piccini. Vengo dalla provincia di Treviso, ho saputo di questo evento questa mattina, casualmente, guardando praticamente su internet, eccetera, eccetera. Mi ha incuriosito enormemente. Ho visto che c'era la possibilità che l'evento era oggi pomeriggio, ho preso il biglietto fortunatamente considerando che era a numero chiuso e sono venuto su. Bellissimo, era da molto che non venivo a Trieste e in particolar modo era da parecchio tempo che non vedevo la Grotta Gigante. Tradizionale incontro con la Befana ogni anno qui in Grotta, siamo sempre con la famiglia riuniti e... Quindi un fedelissimo, diciamo. E veniamo a vedere quello che si riesce a vedere, insomma. E poi siamo venuti qua con quasi tutta la famiglia, mancano un paio di sorelle. Chi siete? Siamo mamma Shamsa con le sue 3 bambine, Iris, Mira e Dora. Allora tutta la famiglia assieme per un bello spettacolo. Assolutamente sì, magico, veramente bellissimo, specialmente le luci. Puoi vedere la calata, è stupenda. Eccoci qua, sei pronto per accogliere la Befana? La Befana delle notte, te tappe tutte le notte, viva, viva Befana! Prima si sono calati gli speleologi, poi è stata la volta della Befana, assieme ai Re Magi, Babbo Natale, la Stella Cometa e i Mucco Cervi, il tutto accompagnato dalla musica dell'orchestra. Infine non può mancare il tradizionale Gran Pampel per scaldare lo stomaco di triestini e turisti. Siamo prontissimi ad accogliere tutti con il Gran Pampel appena fatto. Allora come sta bollendo? Siamo a buon punto. Adesso dobbiamo caramellare lo zucchero e poi sarà un prodotto eccezionale. 41 anni, 84 il primo anno che l'abbiamo fatta. Soddisfazione anche per la gioia di vedere adulti e bambini sempre contenti. Sempre contenti. Ormai aspettiamo il 6 gennaio per fare tutta questa baraccata. Sono nato orfano, i miei genitori sono morti quando ero piccolo piccolo, ho fatto tutta la vita nei collegi, 18 anni, e fuori dal collegio
Io non avevo la casa, già a 18 anni ero in strada, dormivo in strada, già a 18 anni. Adesso ne ho 63 e sono ancora in strada. Enrico è un triestino di 63 anni, senza fissa dimora, vive da circa un anno sotto il porticato della ex sede dell'INPS in via Sant'Anastasio. Freddo, caldo, umido o vento, il suo riparo sono le coperte e i vestiti che gli sono donati dalle persone del rione. Tutta questa roba da vestire e da mangiare me la porta la gente che passa del rione, mi lascia una borsa di vestiti, un po' di mangiare. Quelli del rione. La sua è una storia difficile, è rimasto orfano sin da piccolo e cresciuto prima nei collegi, poi in mezzo alla strada. Ha avuto una moglie che però è morta diversi anni fa. Enrico per sopravvivere può contare sulla pensione di reversibilità della donna che ha amato. Ho fortuna, ho la pensione di mia moglie. Ho la pensione di mia moglie di reversibilità, almeno ho un po' di soldi per affrontare ogni mese. La priorità ovviamente è quella di un tetto e un luogo caldo in cui vivere, ma la domanda inoltrata all'ATER ormai tanti anni fa non ha dato buon esito per il basso punteggio. Ho fatto la domanda all'ATER tanti anni fa e mi hanno dato solo 5 punti, ma con 5 punti non ho diritto a niente. Come passi la giornata? Dentro i bar, al caldo, dove che c'è posto chiuso. Da quanto tempo vivi qui sotto questo porticato? Qua quasi un anno. E prima? Prima ero alla vecchia via Flavia, alla vecchia Snia Viscosa, una vecchia fabbrica tessile abbandonata da anni e anni. Però adesso stanno buttando giù tutto, ho dovuto andare via. L'uomo ci ha riferito di aver preso contatto con gli assistenti sociali del comune. A pesare con l'età sono anche i malanni fisici, di certo non aiutati dal fatto di vivere in strada. Una brutta ernia inguinale da operare, tutte le costole rotte. Poi operazioni anche in testa, pieno di operazioni di ferri in testa. Ormai a 63 anni il tempo comincia a correre troppo. Quella di Enrico è una delle storie della città, non l'unica, di chi vive all'addiaccio. C'è poi chi di questa condizione ne fa uno stile di vita non volendo neanche più di tanto aiuto. C'è poi chi si dà più da fare per risollevarsi, chi si rassegna, chi pretende aiuto, chi per dignità nemmeno lo cerca. Non dubitando del racconto di Enrico, Tele4 sta facendo alcune verifiche con gli enti preposti per ricostruire questa situazione, ritenendo corretto sentire tutte le versioni. Resta di fondo la tristezza nel vedere un concittadino in difficoltà. La notte di Capodanno è stata danneggiata la fontana qui in Largo Canal, sopra via San Michele, un luogo particolare che è utilizzato come punto di ritrovo per molte persone per scambiarsi libri o anche riviste e infatti, come vedete, del materiale è ancora a terra. Un episodio di vandalismo la notte di Capodanno. Il bacino della fontana storica completamente distrutto, probabilmente con l'utilizzo dei petardi vietati che sono stati fatti esplodere sulla struttura, è uno dei danni che si porta dietro la notte di Capodanno a Trieste, i nastri a delimitare l'area danneggiata, con riviste e libri a terra tra le macerie e un cartello che informa come le forze dell'ordine siano state avvisate di quanto accaduto. Stando alle prime informazioni raccolte, pare che il fatto di quella notte sia avvenuto intorno alle 2. Tra gli episodi che hanno caratterizzato la nottata di fine anno, un incidente avvenuto in Viale Miramare. Una persona con tanto di passeggero a bordo ha perso il controllo della moto facendo strike sulle macchine in sosta a lato strada. Il conducente aveva un tasso alcolemico ben oltre il limite consentito e ha rimediato delle ferite alla testa, ma senza gravi conseguenze. Incidente anche in via Brigata Casale. Un automobilista ha perso il controllo del mezzo ed è finito fuori strada, 2 i feriti. I vigili del fuoco invece sono dovuti intervenire per spegnere dei cassonetti dell'immondizia andati a fuoco a causa dei petardi gettati all'interno. Infine si è registrato anche qualche ingresso al pronto soccorso per eccessivo consumo di alcol, tra cui 3 minorenni al Burlo Garofolo, episodi in nessun caso con gravi conseguenze. 4:13. 20. Ti dico una cosa, non bisogna fare neanche un calcolo. È fatto in modo da portarti sulla strada sbagliata. Sono numeri, però devi leggerli come parole. 4:13, 21, 80, 90. Purtroppo ho visto, c'erano tanti ragazzi con sti petardi che poi è vietato
non vietato da un'ordinanza del sindaco, per regolamento comunale sono vietati, eppure qualche cretino l'abbiamo sempre. Dopo i danni registrati tra il 31 dicembre e il 1 gennaio, il sindaco di Trieste condanna lo scoppio dei petardi vietati che ha caratterizzato anche questo capodanno e si sofferma a commentare l'ultimo dato emerso dalla classifica del Sole 24 Ore, dove Trieste, tra le città italiane, si piazza 91esima per giustizia e sicurezza. Non siamo 91esimi in confronto, siamo una città seria dove la gente denuncia, questa è la perché crede nello Stato e crede nella giustizia. Poi l'analisi della serata in Piazza Unità con la festa di fine anno. Abbiamo avuto fortuna, è stato un trionfo, abbiamo ricevuto migliaia di messaggi, moltissimi turisti impazziti per la nostra città e dopo ai giovani e alle giovani dico una cosa, dovete sempre osare. Io ho sempre osato nella vita e anche questa volta abbiamo vinto, abbiamo deciso con Rossi, andiamo avanti, che tutti hanno rinunciato, siamo andati avanti ed è stata una serata fantastica, datemi atto. Allora ripeto ai giovani, osate sempre, che poi si vince. Infine le prospettive per questo 2024. Sarà un anno straordinario, vi dico solo del Porto Vecchio o Porto Vivo, chiamalo come vuoi, a giorni apriremo la via da Largo Santos e poi è l'anno del Porto Vecchio, questo per cui sono particolarmente entusiasta per la mia città. Abbiamo urbanizzato l'area, abbiamo messo decine di migliaia di tubi sottoterra, fognature, acqua, gas, tutto quello che serve. E poi vedranno i cittadini quando apriremo la strada, è uno spettacolo. Abbiamo paltato anche il secondo viale, per cui 20 milioni di euro, per cui il Porto Vivo o Porto Vecchio, chiamatelo come volete, sarà la grande opportunità per la nostra città. 80-90. E 20. No, quadro. Intanto dico di sospendere tutta la programmazione perché fino a che non risolviamo qua non ci si no, alza. No, eh? No, non... Allora, 4, magari, guarda qui, so, 80-90 mi verrebbe a dire 100 ma non è sicuro. No, No, non aveva proprio il nome. N-O-V-A-N-T-A. No, non mi viene in mente. N-O-V-A-N-T-A. Non mi viene in mente. T-R-E-D-I-C-I. Guarda, no. Guarda. V-E-N-T-U-N-O. No, cosa sto contando con le dita? O-T-T-A-N-T-A. Parole. No, le parole. Le lettere. Le lettere. Mm. N, sì. N-O-V-A-N-T-A. Quante ne ha? 7. V-E-N-T-U-N-O. Anche 7. E gli altri? Anche 7. E allora qual è il successivo numero? Di là ho visto una bottiglia di champagne, se lo risolvi... 101? No, 101 no, ha 8 lettere, grazie mio. 91, 92... Comincia con la D. D, U, E. No, non mi... 2000. Ma dov'è però la regola? Tutte, cioè, sono numeri che hanno, scrivendoli, sette lettere. E il numero successivo con 7 lettere dopo 90 è appena 2000. Esatto! Ah, e va dino, senti le campane, guarda, le sento da qui. Vabbè, insomma. Come si chiama questa? Alberta Sestito. Alberta Sestito. La trovi tra i miei amici di Facebook, se vuoi... Sì, non so dove la trovo. ...coprirla di insulti. Ma oddio. No. Però, scusa... Per una serata tra amici. Ah, questa so. Giovinotto, sto parlando con te. Per una serata tra amici così, tante volte si propongono dei giochi di questo tipo. Questa so. Questa la sai, aspetta. Sono tutti quanti parole, nomi hanno una caratteristica in comune tranne questa una. So. Colmo, scarafaggio, diabete, bambù, papero. Bambù. Perché? Perché tutti gli altri contengono il nome di un albero, di una pianta. Vai. E questa... Olmo, faggio... Abete. Però e bambù è l'unica. E bambù che... no, signori, abbiamo questa è un po' un campioncino. Il presidente provinciale di Confcommercio Antonio Paoletti sui saldi, partenza dopodomani 5 gennaio, ha le idee chiare e da tempo. Bisogna cambiare le date, ma la decisione, sottolinea, deve essere presa a livello nazionale. Qui c'è bisogno di una legge nazionale che faccia due cose. Che sposti i saldi in avanti, quelli di gennaio a fine febbraio, a metà febbraio, quelli di luglio
a dopo agosto, dopo il 16 agosto, dopo Ferragosto e così via, ma nel contempo che blocchi le vendite promozionali a ridosso dei saldi. Ospite ieri di Trieste in diretta per ricordare il concerto Buon Anno Trieste in programma Rossetti sabato 6 gennaio, inizio ore 20, Paoletti fra le altre cose si è soffermato sulla geografia del commercio triestino, partendo dalle zone che in un'ipotetica monopoli del settore rappresenterebbero Parco della Vittoria e Viale dei Giardini. Oggi abbiamo Corso Italia, San Nicolò, Mazzini, qualche via di Mitro, è troppo poco per una città come Trieste. Troppo poco, bisogna che, e le attività stanno andando già belle attività in fondo di Corso Italia, anche in fondo via Mazzini, via Piazza Goldoni dovrebbe essere un po' rivisitata, riadattata, quella piazza fatta piace, non piace, ma non accoglie. Detto ciò, vi sono zone che, come dire, sembrano mancare all'appello o per certi aspetti non aver mantenuto le promesse e dalle quali la categoria presta un'attenzione particolare. Ci manca di inglobare, se vogliamo, di inglobare nella città ancora quella parte che è la via Carducci, che è Largo Barriera, Largo Barriera e Corso Saba, oltre che via Imbriani, la parte alta di via Mazzini e poi ci stiamo spostando verso la parte di via 30 ottobre in fondo, di via Trento, per arrivare a via Torre Bianca che si sta animando di bei negozi, di belle attività sia in Piantarei, cioè sia su strada sia nei piani servizi. In un simile contesto si inserisce il discorso sui rioni immediatamente a ridosso del centro. Per essi Paoletti ripropone il concetto di centro in via, svelando una serie di progetti piuttosto prossimi. Abbiamo uno che lo faremo in centro, uno sarà San Giacomo e uno sarà a Roiano. Dovrebbe esserci una telefonata in linea, buongiorno. Pronto? Pronto? Sento una colonna sonora bucolica in sottofondo, ma non risponde nessuno. Allora andiamo a... Direi, tutti pronto? Calma, buongiorno. Mamma mia, sono messa ora qua, è pronto di qua, è pronto di là. Come mai, non si senti? Ma noi sentiamo, prego. È l'unica colpa mia, eccolo. Boh, che roba, non è che si simili in America. Dai. Pronto. Prego. Ecco, Madonna mia santa. Piano. Maria santa, siamo qua due passi, non ci sentiamo. Mi arrivo più a collegare in America se con qualcuno. Dai, arriviamo alla domanda. No. Ve voglio bene, ma buon Gesù, per attaccarmi. Poi arriviamo alla domanda. Buongiorno. Adesso ho sentito il discorso della signora, mi ho bloccato.
Cosa è successo? Pomi d'ottone, mani su di pronti a indossare maschera e boccaglio.